Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi uno dei calendari che l'anno scorso si è fatto desiderare, infatti non è uscito. E come avrete visto dal titolo, sto parlando del calendario dell'avvento di, oh mamma mia quanto pesa, Amazon Beauty. Finalmente, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua splendida verve natalizia, quest'anno finalmente Amazon ha deciso di riproporlo. Fra l'altro è fatto in una maniera stupenda e veramente bello da matti. Veramente bella, a parte la polvere perché ce l'ho qua da qualche giorno. Comunque il calendario, adesso non l'ho proprio neanche proprio sbirciato, ha questo nastrino rosso e si... Ah, ma le scatoline! No, vabbè! Aspetta un attimo. Sì, ciao, ma è stupendo! Allora, vediamo se riusciamo a non farlo cadere. Questo è il nostro calendario. Cioè, tutte delle scatoline super super belle. Bravi Amazon, hanno fatto un lavoro proprio proprio bello. Spero si stia vedendo perché io ovviamente non sto guardando l'inquadratura in questo momento. Però è proprio bello da vedere. Mamma mia che bello. Sono proprio contenta. Fra l'altro la 24 è immensa. Che bella cosa. Veramente che bella cosa. Quindi direi di non perderci chiacchiere perché sono super curiosa di vedere quest'anno cosa ci propone. Ma come sempre vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina qui sotto per non perdervi i miei prossimi contenuti e seguirmi anche sui vari social. Ah, dimenticavo, intanto grazie mille perché siamo arrivati a 10.000. Allora, per molti saranno una sciocchezza, per me 10.000 persone che sono iscritte al mio canale è una cosa stupenda e cercherò di organizzare qualcosa di veramente particolare e speciale, quindi grazie di cuore, grazie per seguire una stupida grazie veramente tantissimo. Allora, direi di cominciare subito dalla nostra scatola numero 1. Mamma mia, è troppo bello questo calendario. Abbiamo delle scatole nere con delle stelle, delle scatole oro, delle scatole rosse, quindi il concept natalizio c'è. Anche la scatola esterna era molto carina perché praticamente si apriva tipo a scrigno, veramente molto bello. Devo dire che quest'anno ha fatto un bel lavorino, almeno esteticamente. Qui abbiamo la scatolina numero 1, c'è solo riportata la scritta Amazon Beauty e vado subito a vedere cosa si nasconde. Comunque qui troviamo un qualcosa di skincare. Iniziamo con la skincare. Questo è un prodotto di Dr. Babor. Babor, sì. È una crema all'acido ialuronico per il viso. Sembrava quasi un contorno occhi. Sì, a vederlo così sembra veramente un contorno occhi. Invece è una cremina all'acido ialuronico per il viso. Questo brand, sono onesta, non l'ho mai sentito. Mai, 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 mai. La numero 2 è pesantissima. Tutte comunque logate Amazon Beauty. Questa pesa un bel po'. Ma un bel po', un bel po', un bel po'. E abbiamo una bella full size. Oh, adoro! Questo è un brand Nae, naturale antica erboristeria. È un doccia schiuma. E là, adoro, adoro, adoro. Andiamo a leggere un po'. Contiene estratti di fiori d'arancio biologico, un doccia schiuma a bassa concentrazione di profumo, deterge delicatamente e lenisce la pelle rispettandone il naturale equilibrio di idratazione. Molto bella questa. Questa mi ispira proprio. È molto carino anche il packaging. Molto bello, super apprezzato. Grazie. La scatolina numero 3 invece ha proprio riportata la scritta in inglese. Non è l'unica, sì, anche la numero 8 ha fatto un po' questo mix. Come ti apri te? Ah, qua così. Non riesco ad aprire la 3. Ok, qui vedo qualcosa di rosso. Oh, stupendo, stupendo. Questi smalti di OPI sono la fine del mondo. Questo è il colore Big Apple Red. È un colore meraviglioso. E fra l'altro gli smalti di OPI sono mondiali, veramente, se non tra i migliori. Molto bello, figo trovarlo poi rosso nel calendario dell'avvento. Sono molto contenta, grazie, grazie, grazie. Beh, siamo partiti bene, dai. Siamo partiti molto, molto bene. La numero 4, qua, oh, è minuscola questa, sempre rossa. E qui c'è un prodotto di Mina, guardo giù perché ho lo specchio. Questo cos'è? Ah, un primer per gli occhi. Questo mi interessa molto. Questo mi ispira tantissimo perché sono sempre alla ricerca di primer per gli occhi. Spero sia un pelo colorato. Vediamo un po'. Questo lo apriamo, lo vociamo. Sì, è un po' coloratino. Sì. È un po' giallino, potrebbe... Mamma mia, è un po' pastoso però. È un po' pastosino.
però bisogna sempre comunque provare sulle palpebre. Però apprezzo il fatto che sia colorato e non trasparentino, questo è assolutamente da provare. Quindi abbiamo già il primo prodotto make up alla casella numero 4. Andiamo avanti, la 5 sotto la 4 era anche facile da vedere, ma aiaia, dorme. La numero 5 è completamente nera con il bollino rosso, un po' duro. Qua forse abbiamo una maschera perché è abbastanza leggerina. E infatti c'è una mascherina che non vuole venire via. Vieni qua, dai, fai la brava. Ah, però, gigante. Questa è una maschera di Belay. Anche questa non ho mai sentito, questo brand. Allora, andiamo a vedere. Maschera rimpolpante in tessuto con estratto d'uva. Ok. E bisogna tenerla in posa dai 15 ai 25 minuti. Per intensificare l'effetto, mettere il prodotto in frigorifero per 10-15 minuti. Perfetto. Questa qua va dritta nel mio frigo skincare perché mi intriga un casino. Scatolina numero 6. E nella nostra 6 troviamo... Ho capito. Questo qui l'abbiamo trovato anche negli scorsi anni, quindi 2 e 3 anni fa, perché l'anno scorso non l'hanno fatto. Questo è il mini Foreo. È il Luna Play. Bello il colorino così, color Tiffany. Questo qui praticamente ha tipo 100 utilizzi, dopodiché si scarica e non è più riutilizzabile e non si può neanche ricaricare. Sinceramente questo qui mi aveva scartavetrato la faccia letteralmente. Poi magari se uno lo usa una volta ogni tot ci può anche stare, ma tutti i giorni assolutamente questo non va utilizzato. Bello il colore però, no, è più azzurro che verde Tiffany, è un celestino carino. Va bene, ok. Quindi numero 7, scatolina dorata, ehi, ciao. E troviamo, ecco, questa è una cosa un po' ni. Abbiamo una cremina di Nivea. Io fra l'altro queste qui le utilizzavo quando, tot anni fa, no, non era neanche questa, era Nivea Soft, stavo facendo una cavolata. Io usavo Nivea Soft sui tatuaggi, ma vi parlo di anni e anni fa. Cioè io non ho nulla contro Nivea, bella chiusa, al terro chiusa. C'è sempre un po' questa cosa su, per quanto riguarda l'inci, non inci, qua, di là. Quindi non mi voglio esprimere al riguardo, però io... Cioè spesso l'ho usata, cioè non ultimamente, però mi è capitato di usarla. Quando mi è capitato di usarla, non sul viso, ma su parti tipo i gomiti, le parti più secche del corpo, non mi ha mai dato problemi, quindi va bene. Andiamo avanti, la numero 8. Dove sei? Eccola qua. È gigante la 8, e là. Bello che quando si tirano sotto le scatole che sono comunque in fondo, casca tutto. La numero 8 è gigante, anche lei pesa un bel po'. Vediamo subito cosa contiene, cosa contiene. C'è un'altra scatola. Ah, però abbiamo un balsamo. Oh, mamma mia, questo è tanta roba. È un balsamo ristrutturante e riparatore con acido ialuronico e cheratina di Eufidra. Beh, questo è un bel regalo, eh. Poi c'è immenso, ci sono 200 ml di balsamo. Questo mi piace un sacco. Bello, cioè fino adesso non ho trovato un regalo che non mi piaccia. Sono felice. Siamo al numero 8 e mi sta piacendo veramente tutto. Allora, andiamo avanti. Questa era la 8, andiamo alla 9. Ma dai. Ed eccola qui, la nostra numero 9. Questa è leggerissima, passiamo da una cosa pesante a una scatolina che sembra una piuma. Qui penso ci sia una matita, perché veramente sì, infatti c'è una matita, ballava tantissimo. E abbiamo un altro prodotto di Mina. Due prodotti Mina, beh, vabbè. Comunque è un eyeliner, ha la punta in setole, però caspita se in feltro, però è bello nero. Ha una bella scrivenza, la punta poi è bella morbida. Bacino, sorridente. Bello, scrivete, cioè, bene, ok, mi piace. Va bene. La numero 10, eccola qua. Alcune hanno questo robino che ci serve a tirarle fuori più facilmente. Anche la numero 10, super carina. E qui, cosa c'è? Questo è... equilibra. Questa è... adoro, questo mi piace un sacco. Questa è il gel all'aloe vera. Questo in tutte le case del mondo ci deve essere, perché l'aloe è lenitiva. Quando tipo passiamo il rasoio, l'aloe ci aiuta sempre. Ah, sto vedendo adesso il rossore delle gengive. Questo non lo sapevo. Comunque anche per le scottature d'estate è fantastico. E anche arrossamenti delle pieghe cutanee. Va bene, comunque io ne ho uno che lo amo follemente e sono super contenta, perché queste qui fanno sempre comodo. Questo è un super grande
grazie. La nostra numero 11 non si voleva far trovare. Malefica. Qui. Non so perché mi viene qui. Comunque, nella scatola numero 11 trovo un... Oh, questo è interessante. Questa è una cosa molto molto carina che apprezzo tantissimo trovarla qui dentro. Questo è un detergente viso solido. Nivea ha fatto tutti questi prodotti nuovi comunque per aiutare il nostro piccolo ambiente. Non ha un profumo particolare, è semplicemente sapone per il viso. Questo qui è rinfrescante, contiene olio di mandorla e mirtilli, formulato per il pH del viso. La tua detergenza viso ha zero plastica. Fantastico, questo è una cosa che sinceramente ho sempre voluto provare e adesso ho l'occasione per provarlo. Bravi, Nivea con questi prodottini, e so che adesso diversi ne stanno facendo, comunque è una grandissima cosa per l'ambiente, quindi bravi, bravi, bravi. Numero 12, eccola qua. E qui cosa c'è? Un altro prodotto skincare. Ah, mamma mia, io queste le amo! Io queste le amo! No, vabbè, sono strafelice. Io queste le sto usando in questo periodo, fra le altre cose. Sono le capsuline mega idratanti di Elizabeth Arden. Mamma mia, come sono contenta! No, ma che carini, così piccolini! Praticamente queste capsuline, io ho la full size in bagno che sto usando. Ho usato quelle rosa al retinolo che utilizzavo di sera. Queste qui non le ho ancora finite. Sono una bomba di idratazione che uno non può capire, non può capire. Sono strafelice di trovarle qui dentro. Quando le metto, quando, cioè soprattutto adesso che comunque con il freddo la mia pelle tende ad essere ancora più secca del solito, io metto mattina e sera questa capsulina, che poi è anche carina, e poi fa anche in modo che il prodotto non si rovini col tempo, essendo comunque capsuline monodose. Queste qui sono da provare. Sicuramente per le pelli giovani non ha bisogno, insomma, di questo prodottino, ma pelli immature, tanta roba. Tanta roba. Sono strafelice! Ah, no! No, errato. Queste qui non sono quelle per il viso. Queste sono quelle per gli occhi. No, ecco perché sono così piccoline. Cancelliamo tutto. Comunque, quelle lì che ho io sono per il viso. Queste sono appunto per gli occhi. Scusate, ho letto male, perché io dovrei prima leggere. Cioè, queste qui, la nostra micro capsulina, arriva qui, zic. No, stupende. Queste vanno subito in bagno. Cioè, non le rimetto neanche nella scatola perché le uso già stasera. Bellissimo. Scusate, avevo letto male. L'emozione. Mi ha preso proprio bene sto calendario. Andiamo avanti. La numero 13. Ecco, il destino adesso che mi ha visto così ottimista me l'ha fatto anche trovare subito. La numero 13 è questa bellissima scatolina dorata. Qui troviamo uno smalto. Va bene, anche questo ci può stare. Questo è uno smalto glitterato di Incredible. Vediamo un po' com'è. Santa Monica Beach è il colore adoro. Sì, sicuramente natalizio è natalizio. È molto carino, secondo me ci può stare. Doratino con dei glitterozzi, perché no? Sono belli anche fare tipo, che ne so, le unghie spezzate e fare l'anulare dorato, perché no? Sempre natalizio è, anzi... Da quel tocco di luce molto figo. Ok, andiamo avanti con la nostra scatola numero 14. Questo è un altro, mi fa morire perché tipo le matite le mettono in questa scatola gigante. Un altro prodottino di Mina. Ed è sempre, ah però, interessante, è sempre un eyeliner, ma è questo colore verde militare. Anche questo scrive in una maniera assurda. Anche questo, cioè, è intrigante, dai. Non ho un eyeliner di questo colore, quindi mi può far sempre comodo. Proprio verde abete, verde albero di Natale, per intenderci. Bello, bello, ci piace. Scatola numero 15. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Qui c'è un altro prodottino skincare, credo. Bello questo packaging. Adoro. Maschera colore e lucentezza, maggiore intensità e durata del colore. Quindi per chi ha i capelli decolorati o colorati come i miei dovrebbe essere una gran bella maschera. Vediamo cosa dice. Applicare sui capelli umidi con un massaggio delicato, partendo dalle radici fino alle punte. Ah, quindi proprio anche sulla cute va messa. Lasciare in posa per 4 minuti e risciacquare con acqua abbondante. Anche questa con il 99% di ingredienti di origine naturale, ma il packaging è bellissimo. Cioè, è stupendo questo packaging, è troppo bello. E abbiamo il balsamo e abbiamo anche una maschera per il colore. Adoro. Ok, numero 16. Qui troviamo un balsamo labbra, forse?
Sì, un labello. My City. Ok, però non è My City, perché io sono di Bologna, ho trovato Roma. Non vale, io volevo Bologna. Comunque, vabbè, abbiamo il classico labello di labello. Senza oli minerali, è una limited edition questa. Vabbè, questo è il classico con burro di karité e oli naturali. Bello questo pack in limited edition, sicuramente. Con la nostra Caput Mundi, la città eterna. Profumo di labello. Scatolina numero 17, Total Black, adoro. Qui abbiamo un prodottino di Elemis. Questa è la Pro Collagen Marine Cream Anti-Age. Conosco benissimo questa crema perché la sto utilizzando proprio adesso. E sia la crema giorno che la crema notte. È una gran cremina, veramente molto molto carina. Questo qui è un 15 ml, non è proprio un campioncino, però è un campioncino. Va bene, dai. Comunque è veramente molto molto valida. Anche lei, essendo un prodotto anti-age per le più giovani, beate loro, non hanno assolutamente bisogno di queste cremine. Va bene, ok, dai, grazie. La numero 18. Mamma mia quanto pesa questa. Questo cos'è? Stavolta abbiamo uno shampoo, cioè sto male, che abbiamo il balsamo, che fra l'altro il balsamo è quello che non finisce mai, così, lo shampoo così, vabbè. Questo è di Revlon, è il Restart Hydration, è uno shampoo idratante, sì, shampoo micellare idratante, formula professionale per capelli da normali a secchi, va bene, ok. Adesso sta un po' calando il mio entusiasmo, non so cosa dire, grazie. 19. Stupida. Senza farla cadere magari. Qui abbiamo un mascara. Oh, questo è di Deborah ed è il 24 ore Instant Maxi Volume. Questo credo di averlo provato. Sì, l'ho provato, ma questo qui contiene olio di melograno e cheratina. Il mio è questo qui. Sì, è lo stesso identico, ma questo contiene olio di melograno. Adesso apro lo scovolino del mio, perché penso che a parte la tipo l'olio di melograno, lo scovolino sia quello, perché il mascara è esattamente lo stesso. Sì, è lui, cambierà solo la cosa. Comunque questo qui è lo scovolino, lo scovolone, ed è un mascara che mi sta piacendo veramente tanto tanto tanto. Va bene, grazie mille. Siamo arrivati agli sgoccioli di questo calendario. Questa qui è la nostra scatola numero 20, signore e signori. E qui abbiamo, questo lo troviamo ogni anno, il dentifricio. Il dentifricio, fra l'altro Marvis è una gran bella azienda per quanto riguarda i dentifrici. E niente, è un dentifricio alla menta. Va bene, ok, grazie. Sto male. La numero 21. Qua è leggera da matti. Questo è dei patch per gli occhi, cioè proprio uno così e basta. Ok, patch contorno occhi protettivo e nutriente con estratto di caviale. Ah, però anche questo per intensificare l'effetto, mettere il prodotto in frigorifero, quindi presumo che queste due mascherine siano state messe nel calendario per essere fatte anche insieme. Ci può stare, è una bella idea, però così mi sa di campioncino, non so perché. Va bene, ok, il brand è sempre Belay, il principe di Belay. E ok, va bene. Numero 22, eccola qui, in questa scatolina completamente rossa. Abbiamo un altro smalto, sempre di Incredible, ma questo qua è un marrone, si chiama Victoria, duro, è un marrone bello scuro, credo. Fai la gocciolina, dai, vai giù, bravo, ok. Terz'ultima scatolina, anche lei molto, mamma mia quanto pesa, questa è la nostra numero 23, sembra anche bella piena. Magari ci sorprende questo calendario alla fine. Qui abbiamo, non si capisce niente. Oh! Allora, Biopoint è un brand che fa cose per i capelli, infatti è una maschera ricostruzione per capelli danneggiati e molto danneggiati. Anche questa contiene cheratina, proteine e ceramidi, però un'altra maschera. Vabbè. Si vede che su Amazon i prodotti più acquistati sono stati appunto i prodotti per i capelli, chi lo sa. Come va utilizzata questa? Allora, dopo lo shampoo applicare sui capelli tamponati, lasciare in posa qualche minuto e risciacquare accuratamente, sì, come tutte le maschere. Il packaging però è molto carino. Va bene. E finalmente arriviamo alla nostra
casellona al nostro portone numero 24. Cioè, questa è la grandezza di questa scatola. Cioè, è più grande della mia faccia, fa un odore terribile però. E ok, ultima casella. Remington. Capelli. Ecco perché. Ah, ho capito. Sì. Avrei preferito la piastra. Comunque, ecco perché tutto questo giro e rigiro intorno ai capelli, perché alla fine ovviamente ti fai le maschere, ti devi asciugare i capelli. E abbiamo questo, beh, questo fa comodo però, perché è un phon da viaggio, si ripiega su se stesso. Dai, apriamolo, perché questo in realtà sembra una cosa stupida, ma fa sempre comodo. Ha la spina tedesca, per chi interessa. Comunque, una volta ripiegato, cioè si mette in valigia stracomodo. Non mi piace molto il fatto il colore nero-blu, vabbè. Comunque, pipi, te lo porti dietro, quando hai finito, track. Va bene, dai, no, è una cosa che in realtà ci può servire, perché no? Allora, non è male come calendario, c'è poco make, cioè di make-up abbiamo questi due eyeliner, il mascara e il primer per gli occhi. Però se trovo un primer, una palettina, ci sarebbe stata, no? Per il resto, questo è molto carino, lo smalto rosso, questo mi intriga tantissimo, questo balsamo, anche il doccia schiuma. Sicuramente per chi vuole più make-up non è il calendario da acquistare, però dai, c'è abbastanza, c'è un po' di tutto. Poi sicuramente questo qui può far sempre comodo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo calendarietto, a parte il packaging stupendo, secondo me a tema natalizio c'è, perché gli altri anni c'era un blocco unico, tiravi fuori la scatolina e scendevano le altre man mano che prendevi le scatole. Qui c'è proprio uno studio figo che hanno fatto, mi piace molto, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e se lo acquisterete. Io vi mando un bacio e per mega gigante, e ci vediamo al prossimo calendario.